Caccia chiusa, stagione terminata, adesso ci dedichiamo all'allenamento dei cuccioloni. Oggi vi presento le due nuove leve che affiancheranno Bianca nella prossima stagione. Spero di metterle dietro a Bianca già nel mese di ottobre per le quaglie. E quindi oggi vi faccio vedere le prime uscite di queste cucciolone. Hanno 7 mesi ciascuno, entrambe femmine. Sono figlie di Bianca e Attila. Non sarà un video per la quale, ma sarà soltanto un video per farvi vedere, per presentarvi questi due nuovi cuccioli che spero mi affiancheranno nelle prossime uscite di caccia della stagione prossima, sia a quaglie che a beccaccia. Ovviamente parliamo di cuccioli di ancora 7 mesi, quindi non hanno ancora ben afferrato il concetto, anche perché non li esco per molte ore per non farli stancare, ma li esco soltanto un paio di volte a settimana, d'orette per ogni uscita. Sono molto giocanellone, però iniziano a girare, quindi vediamo. Adesso ve le presento e gli facciamo fare un bel giro, vediamo quello che succede. Ci vediamo dopo. Eccole qua. Lei è Sula e lei è mia. Vai, 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 vai! Andiamo, andiamo, andiamo! Ho portato oggi con me anche una pistola a scacciacani, o meglio, la pistola quella che si utilizza per abituare i cani alla fucilata. Ogni tanto sparerò qualche colpo. Vedo già che Sula inizia a cercare, a cacciare. Vai, vai Sula, vai! Vai Sula! E mia la sta affiancando. Ah, è pura. Vai mia, vai, vai Sula, vai! Vai, vai, vai! Che c'è? Dov'è? Potrebbe anche esserci la presenza di qualche quaglia, nonostante siamo nel periodo di febbraio, ma qui da noi è sempre possibile trovare qualche quaglia anche in questo periodo. Il passo sarà nel mese di aprile, ma solitamente qualcuna rimane sempre. Adesso metterò colpo di pistola, vediamo come reagiscono allo sparo. Che è stato? Vai, vai. Bene, bene. Non sembrano essere affatto turbate dallo sparo. Andiamo, dai, andiamo, dai. Che c'è lì? Andiamo. Vai. Vai mia, vai! Con l'altro beccaccino. Vediamo se ci vuole, se involono qualche beccaccino. Vai sulla, vai. Che c'è? Altro beccaccino.
E Nicolina, questa è mia. Guardate che bella. E lei è sola. Quello che noto è che Sula è più, sarebbe il biancarancio, è più indipendente e inizia a cercare per i fatti suoi, mentre Mia la insegue ed è ancora più giocherellona. Ma si faranno, vedo già la voglia che c'hanno di girare. Che giornata. Gira, figlia mia, gira, gira! Che cos'è? Ho volato qualche beccaccino, ho imparato io. Però vedo che Sula già al minimo sentore, al minimo usta, inizia a prendere una posizione di una sorta di ferma, una sorta di inizia cambia andatura, inizia a gattonare, tipo bello bello. Bene, per oggi la giornata è terminata, basta così. Tre quarti d'ora appena, non voglio stancarli più di tanto. Sula penso che già sia pronta, come vedete già caccia, proprio gira e cerca. Mia ancora non ha capito il gioco, troppo dipende, forse è meglio uscirla da sola. Però credo che Sula già sia pronta per il mese di aprile per qualche quaglia selvatica. Aspettiamo il pass, vediamo quello che succede. Sula! Brava Sula, brava, brava Sula, brava Sula, brava, pure tu, brava, vieni qua, brava Sula, brava, brava mia, brava pure tu. Ci vediamo al prossimo video.